L'avrete sicuramente riconosciuta, questa è la mia fiocina. E questo è quello che rimane dopo la pescata di oggi. Vi invito a guardare sino alla fine questo video. Lui è il colpevole che ha distrutto la mia fiocina. Oggi è il 1º aprile, una giornata come tante, una classica giornata primaverile. Cielo leggermente nuvoloso, temperatura in salita ma sempre fredda, e l'acqua ancora molto molto fredda. Soffia un leggero vento laterale, ma l'acqua è comunque molto molto limpida. Mi accorgo subito che non sarà una giornata ottimale per la pesca. Vedo molte tane, ma purtroppo sono vuote. Continuo a pescare per circa mezz'ora prima di avvistare qualcosa. Chi segue il mio canale da diversi mesi sa che sono solito pubblicare tanti video di abbondanti pescate. Questo video invece sarà diverso. Lo dedico interamente alla mia fiocina, che in questi anni mi ha regalato tante pescate, tante tante emozioni. E oggi purtroppo dovrò dirle addio. In Italia oggi si festeggia il pesce d'aprile, ovvero la giornata degli scherzi. E in effetti lo scherzo me l'ha fatto il polpo che tra poco vedrete. Dopo 40 minuti vedo due perchie, ovvero due pesci spia, immobili sotto una roccia. Mi avvicino cercando di capire dove può essere il polpo. Come eseguo la discesa lo vedo. Cerco di spararlo lateralmente e qui commetto il primo errore. Lo pungo lateralmente, però non abbastanza, in modo tale da impedirgli di rientrare dentro la sua tana. E adesso commetto il secondo errore. Estraggo lentamente il raffio, quindi do tempo al polpo di riprendersi. E ora faccio il terzo errore. Pungo lateralmente il polpo, ma lo spingo sempre di più verso l'interno della sua tana. Ho commesso tre errori nel giro di pochi secondi. L'eccesso di sicurezza ha giocato a mio sfavore. Il polpo è saldamente ancorato alla fiocina, però non riesco ad estrarlo. Continuo a pungerlo lateralmente col raffio, però non faccio altro che spingerlo sempre di più verso l'interno della roccia. Il piombo che ho attaccato alla cintura continua ad attorcigliarsi attorno alle mie gambe, così decido di liberarmi. Continuo a pungere con il gancio, ma non faccio altro che spostare il polpo sempre di più verso l'interno della roccia. Come vedete, pungendo dalla parte opposta, il gancio non arriva fino alla fine della roccia, che è molto profonda.
Scuoto la testa e in questo momento realizzo di aver fatto tanti errori come un principiante. La punta del gancio purtroppo non arriva fino in fondo e inizio a non sentire più il polpo, quindi non capisco dove può essersi nascosto. Non si vede nel video, ma in questo momento mi allontanerò dalla tana e cercherò altri polpi, lasciando il tempo necessario al polpo nascosto di poter uscire. Trascorro i successivi 20 minuti alla ricerca di altri polpi per poi ritornare indietro e vedere che il polpo purtroppo non si è mosso di un centimetro. Solitamente i polpi escono dalla loro tana cercando di scappare, questo invece è rimasto al suo interno. Ed è proprio in questo momento che mi accorgo che la fiocina è incagliata tra gli scogli. E non solo, come vedete, un pezzo della fiocina si spezza. Si è rotta la filettatura. Capisco subito che il problema è abbastanza grave, ma nonostante tutto provo a riavvitare il pezzo che si è staccato, ma come vedrete in seguito, la fiocina ormai è rotta. Lascio passare ancora qualche minuto nella speranza che il polpo possa uscire da solo e invece rimane sempre all'interno della tana. Con il coltello cerco di liberare l'aletta della fiocina che è rimasta incagliata, ma purtroppo non riesco. Continuo a cercare di tirar fuori la fiocina, ma rimane sempre incagliata. Durante i vari tentativi, come potete vedere, la seconda parte della fiocina si stacca nuovamente. Capisco di aver perso il polpo perché non sento più il polpo attaccato alla fiocina, ma temo anche di aver perso la fiocina perché non riesco ad estrarla. Cerco di mettere in salvo la seconda parte della fiocina attaccandola alla boa sub. Sono triste perché non solo non sono riuscito a prendere il polpo, ma cosa ancora peggiore, ho rotto la fiocina. L'unico mio obiettivo adesso è riuscire a liberarla dalle rocce. Proprio quando inizio a pensare di aver perso per sempre la mia fiocina, come per magia riesco ad estrarla. Felice di essere riuscito a liberare la mia fiocina, pescherò ancora 30 minuti per poi ritornare nuovamente sul posto di pesca e cercare di prendere il polpo. Forse avrei dovuto interrompere la battuta di pesca e uscire dall'acqua, ma invece voglio insistere. Ormai è diventata una battaglia tra me e lui.
trascorrono altri 60 minuti e durante questo periodo lo spazio di memoria della videocamera si esaurisce. D'ora in poi riuscirò solo a scattare qualche foto. Ora io vi chiedo, ma secondo voi io quel polpo l'ho perso davvero?